Oggi voglio fare una proposta a Grillo e al Movimento 5 Stelle. Grillo ce l'ha a morto con i politici, ma sotto tantissimi aspetti è giusto. E quindi propone magari la elezione per non più di due legislature e tante altre proposte. Io invece voglio dire a Grillo, chiedere anzi a Grillo e al Movimento 5 Stelle, perché invece non proporre una legge che esclude dal Parlamento tutti i massoni, tutti. Credo che sia molto più pericoloso, che sia molto più dannoso avere dei massoni in Parlamento che non chi magari, anche comportandosi in maniera onesta, rimane più di 2 anni, cioè più di 2 legislature, scusate. Ecco, questa potrebbe essere una buona proposta di legge, ma mi si potrebbe obiettare, ma l'appartenenza alla massoneria non è... Come dire, non è un qualcosa di pubblico, bene, ma noi conosciamo queste organizzazioni, le conosciamo benissimo, sappiamo dove andare a prendere queste informazioni e la legge stessa potrebbe prevedere la messa a disposizione appunto di questi elenchi. Credo che sarebbe veramente qualcosa di importante. Quindi conoscere tutti gli appartenenti alla massoneria, massoneria azzurra, massoneria rossa, dopodiché escluderli da qualsiasi carica pubblica, sia come impiegati dello Stato, sia come consiglieri comunali, regionali, provinciali e anche al Parlamento nazionale. Questa è una proposta. Il giorno in cui sentirò da Grillo che porta avanti questa proposta del Movimento 5 Stelle, mi riterrò personalmente molto soddisfatto, perché sarà veramente un passo avanti. Grazie.